Buonasera, ben ritrovati a questa edizione di TG Cosmos, quella serale. Andiamo subito ad ascoltare quello che è successo e che ha interessato la giornata di oggi, lunedì 17 ottobre. Andiamo come sempre con la cronaca in primo piano. È stato operato questa mattina il bambino di Padula, rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto ieri da una statua mentre stava giocando con gli amici nel piazzale della chiesa di Sant'Alfonso a Padula. La parte più pesante della statua è finita su una gamba ed il ragazzo ha avuto una frattura scomposta. Il piccolo in un primo momento era stato trasportato all'ospedale di Polla. Vista la gravità del trauma, i medici hanno allertato la centrale operativa del 118 al fine di predisporre l'invio di un'eliambulanza per il trasporto in un'altra struttura ospedaliera dotata del reparto di chirurgia pediatrica. Dal primo pomeriggio di ieri il bambino è così ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'intervento al quale è stato sottoposto questa mattina è perfettamente riuscito e l'undicenne è fuori pericolo di vita. Un grave incidente nel porto di Ischari, una forte esplosione su un motoscafo ha provocato due feriti, ma vediamo nel prossimo servizio. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta sull'esplosione avvenuta sabato scorso all'interno di un'imbarcazione attraccata nel porto di Scario. Nello scoppio due persone sono rimaste gravemente ustionate, Bruno Scarpitta di Santa Marina e Osvaldo Acconcio del Napoletano, tutte e due impegnate nel rimessaggio di un'imbarcazione di proprietà di un professionista di Battipaglia. La dinamica è tutta ancora da accertare. Secondo i rilievi eseguiti appena dopo la deflagrazione e in base alle testimonianze raccolte, i due hanno messo in moto e immediatamente la parte anteriore è esplosa. Con molta probabilità nel vano motore si era formato del gas e a terra c'era della benzina. La fiammella di accensione del motore in un istante ha trasformato quell'ambiente in una bomba. Bruno e Osvaldo sono stati colpiti dalle fiamme su tutto il corpo, anche al viso. Il più grave è il napoletano. I primi a correre in loro soccorso sono stati due uomini della Capitaneria di Porto in Borghese, del posto. Appena si sono resi conto dell'accaduto, non hanno esitato ad intervenire. Sul luogo dell'incidente, la Guardia Costiera di Palinuro, i carabinieri della Compagnia di Sapri e i Vigili del Fuoco Vallesi, oltre ai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasferire i feriti al San Luca di Vallo della Lucania, dove si trovano entrambi. Le loro condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause esatte del grave incidente. La barca è ancora al porto, sotto sequestro, in attesa di nuove disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Ladri in azione a Perdifumo nel weekend, portati via da un deposito 100 kg di fuochi d'artificio. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in un deposito di stoccaggio autorizzato e riconosciuto dalle autorità competenti. Nei quattro edifici utilizzati per i materiali esplosivi erano custoditi anche fuochi d'artificio provenienti da sequestri giudiziari. I ladri hanno forzato il cancello e le porte d'ingresso e sono entrati all'interno del capannone. I malviventi hanno poi utilizzato un camion parcheggiato nei pressi del deposito per caricare la refurtiva e portarla via. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione al vaglio delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. E ci trasferiamo a Sala Consilina, inizia la caccia agli evasori della tassa sui rifiuti, al centro delle verifiche gli anni compresi tra il 2010 ed il 2016. Il Comune di Sala Consilina ha avviato l'attività di verifica sul pagamento della tassa sui rifiuti per il periodo compreso tra il 2010 e il 2016. Oggetto dei controlli sarà il pagamento di TARSU, TARES e TARI e la corrispondenza delle superfici degli immobili dichiarate dai contribuenti con quella delle planimetrie dell'Agenzia del Territorio. Questa attività, ha spiegato il sindaco Francesco Cavallone, servirà a fare in modo che chi in questi anni ha fatto il furbo paghi le tasse che ha
pensato di evadere con annesse le sanzioni previste. Ad oggi sono saltate fuori diverse anomalie per le quali saranno irrorate sanzioni che in alcuni casi sono anche particolarmente salate. Grazie alla rilevazione di ogni singola unità immobiliare sarà possibile porre rimedio ad eventuali errori presenti nelle banche dati e ad accertare i casi di evasione parziale o totale ed individuare immobili fantasma. Il meccanismo di controllo prevede il confronto tra le planimetrie degli immobili risultanti all'Agenzia del Territorio e le schede di denuncia delle aree tassabili presentate dai contribuenti. Nel caso di denunce incomplete, inesatte o infedeli o in caso di omessa presentazione delle denunce, verranno emessi avvisi di accertamento. I cittadini potranno essere invitati a presentarsi presso l'ufficio tributi per giungere ad una definizione di eventuali anomalie riscontrate. In tal caso si potrà usufruire della riduzione della sanzione a un terzo del minimo. Se la denuncia delle aree tassabili è infedele o non è stata presentata, il contribuente riceverà un avviso di accertamento. Si terrà mercoledì 19 ottobre alle 18:30 in piazza Ritorto a Polla l'incontro sulla gestione dell'ufficio del giudice di pace. È considerata quindi l'importanza dell'argomento trattato, si legge nella nota stampa diffusa dal sindaco Rocco Giuliano, si auspica la massima partecipazione soprattutto da parte dei sindaci dei comuni di Auletta, Petina, Salvitelle, San Pietro Altanagro, Caggiano, Pertosa, Sant'Arsenio e San Rufo, loro delegati, dovendo affrontare la problematica relativa al mantenimento dell'ufficio mediante la gestione associata con ripartizione della spesa tra tutti i comuni rientranti nella competenza del giudice di pace di Polla. Il comune di Polla, che da circa 2 anni provvede in via esclusiva alla gestione dell'ufficio, senza cioè la necessaria partecipazione degli altri comuni, si sottolinea, non potrà più affrontare da solo la gestione e le relative spese anche alla luce della riforma in itere che comporterà un aumento significativo delle competenze del giudice di pace, con aggravio dei relativi costi di mantenimento, anche conseguenti alla necessità di un'implementazione del personale e dei locali destinati all'ufficio. La comunità montana, Bussento, Lambro e Mingardo, a 0 debiti verso i dipendenti. Vediamo il servizio. Mezz'ora. È la prima comunità montana che ha azzerato tutti i debiti verso i dipendenti. La Bussento, Lambro e Mingardo venerdì mattina ha festeggiato con gli operai dipendenti alla presenza del presidente Vincenzo Speranza, del segretario Pietro D'Angelo e del rappresentante sindacale della CGIL Sergio Mautone l'importante traguardo, l'azzeramento degli arretrati con il pagamento dello stipendio di settembre 2016. È una grande soddisfazione che ci inorgoglisce doppiamente, ha detto il presidente Speranza. Abbiamo mantenuto la promessa di ridare dignità e futuro ai nostri lavoratori e lo abbiamo fatto per primi in Campania. Continueremo a lavorare su questa strada. E in effetti l'ente montano, che è tra i pochi che stanno liquidando in busta paga in base all'ultimo adeguamento contrattuale, punta anche alla riqualificazione dei suoi dipendenti attraverso il riconoscimento di mansioni superiori agli operai a tempo determinato che si occupano del servizio antincendio e della lotta alla processionaria. Un riconoscimento non legato alla discrezionalità del sindacato del dirigente di turno, ma alle mansioni effettivamente svolte, stando a quanto contenuto nei contratti collettivi. L'opportunità è doppia, visto che per il 2017 saranno incluse come giornate lavorative quelle di partecipazione al corso di riqualificazione, incrementando così le giornate complessive degli operai a tempo determinato. L'obiettivo infatti per il nuovo anno è partire con la loro assunzione già a maggio, facendole arrivare a 156 giornate lavorative contro le 125 del 2016, il tutto grazie alle economie e ai recuperi effettuati. Per tutti quei dipendenti che invece svolgono mansioni semplici, l'intento è di dare comunque loro la possibilità di riqualificarsi, candidando ai fondi europei un progetto di aggiornamento dei dipendenti che operano nelle attività di ingegneria naturalistica. Insomma, gli impegni assunti dalla Bussento, Lambro e Mingardo sul fronte del lavoro sono davvero importanti in un momento in cui la crisi nel settore non accenna a diminuire. Ecco perché con un briciolo d'amarezza e complimenti alle azioni intraprese arrivano anche dai colleghi della comunità montana Irno Solofrana, la cui situazione resta purtroppo ancora drammatica.
Intanto la Bussentola Ambra e Mingardo non perde di vista neppure i macro progetti che aveva annunciato nel corso degli ultimi anni. A breve verrà pubblicato l'avviso per selezionare i tecnici che attraverso un concorso di idee dovranno presentare la loro proposta in merito al progetto di risanamento dei tre fiumi, Bussentola Ambra e Mingardo, un progetto da 30 milioni di euro che oltre al recupero naturalistico punta anche allo sfruttamento a fini turistici delle tre aree di pregio. Ci fu un tempo in cui l'amministrazione comunale di Sala Consilina organizzò un incontro intitolato Circoliamo, studio per il riassetto e la regolamentazione del sistema di mobilità urbana. Inizia così un comunicato stampa a firma del gruppo di minoranza consiliare al comune di Sala Consilina, Positivo si cambia, in merito ad un progetto presentato 2 anni fa dall'amministrazione Cavallone per una revisione del sistema di mobilità comunale. Furono annunciati confronti per ascoltare problematiche e condividere soluzioni con il preciso scopo di migliorare la mobilità urbana, si legge nel comunicato del gruppo Positivo, la sicurezza e l'impatto ambientale. Il vice sindaco delegato sul tema e protagonista di quell'evento tuonò: procedere ad espropri forzati per pubblica utilità per abbattere dei ruderi che si trovano nei pressi di strade principali e costituiscono un problema per la sicurezza stradale. Poi trascorsero 24 mesi, spiega ancora. È vero, non si tenne nessun incontro di ascolto né tantomeno di ricerca di migliorie, ma una grande idea del vice sindaco cambiò radicalmente la mobilità cittadina, la sbarra ai giardinetti. Fu così che una piazzetta divenne comoda area di sosta dei bus cittadini con buona pace della mobilità e della sicurezza. Conclude così da parte del gruppo Positivo il comunicato. L'assessore Corrado Matera, in rappresentanza della Regione Campania, alla 3 giorni della Fiera di Rimini, in cui tutta l'industria dei viaggi nazionali ed internazionali si è riunita per contrattare, fare networking, attivare nuovi business, confrontarsi, trovare nuove idee. Ma ascoltiamo. Tante aziende del settore turistico ma anche del settore enogastronomico qui al TTG. Quali sono le considerazioni dell'assessore al turismo sulle attività che si sono svolte in queste ore? Guardi, io sono particolarmente contento e soddisfatto. La Campania ha giocato un ruolo di primo piano in questo grande evento. A consuntivo le posso dire, anche perché ho avuto modo di interfacciarmi con tanti operatori, che la prospettiva immediata sarà il turismo culturale e archeologico, il turismo balneare e il turismo verde enogastronomico. Guardi, io penso che in Campania ci sono le condizioni per mettere seriamente in rete queste forme di turismo. Sono convinto che ci sono le condizioni per giocare una grande partita. Come le dicevo in altra occasione, l'Italia riparte se riparte la Campania, e con il presidente De Luca questo stiamo provando a fare. La Campania deve essere centrale per uno sviluppo nazionale. Bisogna creare le condizioni per mettere in rete queste forme di turismo. C'è una grande attenzione internazionale sulla Campania. Ho avuto modo di confrontarmi con tour operator importanti di altre nazioni che sono seriamente intenzionati e interessati a visitare i nostri siti. Lei deve considerare che la Campania è la regione che ha più siti UNESCO in Italia. Ebbene, noi stiamo provando a fare una grande rivoluzione. Io sono convinto che a breve saranno poste tutte le condizioni per ripartire e per fare in modo che la Campania non sia più la 7ª, 8ª regione d'Italia, ma che diventi seriamente la prima regione. Inaugurata sabato pomeriggio a Roscigno la nuova sede della Croce Rossa Italiana, il Comune ha messo a disposizione dei volontari una stanza dei locali della Guardia Medica. 20 ragazzi sono stati formati per svolgere le attività della Croce Rossa Italiana. Il territorio ha un altro importante tassello, ha spiegato il sindaco di Roscigno Pino Palmieri, ringraziando la Banca Montepruno per il defibrillatore donato. Al taglio del nastro era presente Antonio Mastrandrea, responsabile della comunicazione per la Banca Montepruno
Bruno, che ha sottolineato l'importanza di una sinergia raggiunta tra Croce Rossa Italiana di Serre, Comune di Roscigno, e Banca Montepruno per il bene del territorio, che si dota di una sede operativa equipaggiata di attrezzature mediche e defibrillatori a disposizione dei cittadini. In Campania un bando di 16 milioni di euro per la creatività dei giovani. Vediamo di che cosa si tratta. Per sostenere la creatività dei giovani under 35, la Regione Campania ha emanato un bando per 16 milioni di euro. Sono previste l'aggregazione e l'acquisizione di nuove esperienze e l'autoimprenditorialità. In particolare sono tre le linee di intervento previste dal bando. La prima, Associamoci, mette a disposizione un massimo di 50.000 euro per le nuove associazioni che si costituiscono nell'ambito del volontariato e impegno civile. La seconda e la terza linea di credito prevedono il sostegno dei giovani che si occuperanno di creare lavoro tramite il recupero di beni pubblici inutilizzati. Per maggiori informazioni sul bando si può consultare il sito della Regione Campania digitando il link Conviene essere giovani. Saldate le porte d'ingresso al campo sportivo Saverio Orlando di Buonabitacolo, una decisione che giunge dal commissario prefettizio Raffaella Diaz Mundis, che mette off limits l'impianto. Alla base della decisione ci sarebbero le mancate certificazioni a livello sanitario degli spogliatoi e la pericolosità dei fari che necessiterebbero di un intervento di messa in sicurezza. Il campo sportivo è omologato ed agibile insieme agli spalti e alla recinzione fino al 30 ottobre del 2019. A creare problemi sarebbe quindi la necessità di piccoli accorgimenti. Notizia poco positiva per il piccolo comune, dove ad essere compromesso stavolta è un luogo di svago e di aggregazione per i giovani del posto. Lo stesso campo sportivo ospita una squadra di terza categoria iscritta da qualche mese al campionato di terza categoria dopo l'ok per ad usufruire l'impianto concesso lo scorso anno dall'ex amministrazione Rinaldi. Il buon abitacolo Sacher ha dovuto ora individuare una soluzione alternativa per allenarsi. I componenti della squadra si alleneranno presso l'impianto sportivo di Casalbuono a spese proprie. Lasciamo la linea al meteo per conoscere la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Nuvolosità sparsa. Vento da ovest-sud-ovest con intensità di 20 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Temperature 11 gradi la minima e 18 gradi la massima. Era questa la nostra ultima notizia, non ci sono aggiornamenti, in sovrimpressione troverete tutti gli indirizzi non solo per i vostri contatti telefonici ma anche per seguirci fuori dal digitale terrestre, ovvero su internet in streaming. L'edizione serale finisce qui, noi ci rivediamo domani alle ore 14 con il TG Flash, intanto buona visione dei nostri programmi, buona serata a tutti.